Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi ho deciso di parlarvi di un gioco che abbiamo giocato davvero tanto tanto, sia noi sia con nostro nipote. E voglio parlarvi del Labirinto Magico, edizione Drei Magier Spiel, da non confondere con l'edizione Ravensburger. Questo è un gioco da 2 a 4 giocatori per una durata dai 20 ai 30 minuti. È uscito recentemente nell'edizione italiana curata dalla De Beer. Pur avendo lo stesso nome del classico Labirinto Magico che tutti conosciamo, questo ha regole completamente diverse. Per cui dai, tuffiamoci nel gioco! In questo gioco siamo degli apprendisti maghi che esplorano con curiosità il labirinto magico. Il nostro scopo sarà quello di raggiungere per primo 5 simboli magici e collezionarli. All'interno della scatola troviamo praticamente il tabellone di gioco, che è montato nel seguente modo. Allora, questa è la plancetta che verrà messa sopra la scatola. Sotto c'è la griglia, e la griglia, come vedete, ci sono dei tasselli che sono degli ostacoli invisibili. Vedremo tra poco perché. Per la modalità facile potete mettere 19 muraglie, mentre invece per quella un po' più difficile 24. In realtà ne potete mettere anche quante ne volete. L'importante è non chiudere l'accesso a una casella, perché sennò non potete raggiungerla. Noi giochiamo con nostro nipote con queste muraglie, che è il numero giusto per lui. A questo punto, una volta posizionate le muraglie, dovete collocare la plancia. E per evitare che ogni giocatore si ricordi dove sono collocate esattamente le muraglie, bisogna girare la scatola e intanto dire a gran voce: "Labirinto, gira gira, sparite le mura, la strada è sicura". Potete anche non dirlo, eh. Le pedine sono magnetiche e hanno un magnete tra l'altro potentissimo. Per una partita a due giocatori collochiamo le due pedine agli angoli, una qui e una laggiù. Mettiamo sotto la pallina, sopra la pedina con la calamita, che la tiene bella ferma, e siamo pronti a giocare. In questo sacchetto ci sono i simboli magici che dovremo andare a recuperare durante la partita. Mischiamo, tiriamo fuori un simbolo magico e lo collochiamo sulla plancia. Si gioca a turno, partendo dal primo giocatore, che sarà quello che l'ultima volta si è perso, almeno così c'è scritto nel regolamento. A turno ogni giocatore tira il dado e muove il mago in base al punteggio che ha fatto, in una direzione a sua scelta, che può essere orizzontale, verticale, ma non diagonale. Il problema qual è? Che muovendo la pedina, se un giocatore va a sbattere contro una muraglia, deve tornare al punto di partenza. Se ne accorgerà perché perde la pallina e quindi dovrà andarla a recuperare. Si continua a muoversi a turno finché un giocatore non raggiunge il simbolo e lo conquista. A quel punto se ne tira fuori un altro dal sacchetto. Volendo ci si può muovere di meno rispetto a quanto indicato dal dado e si può sorpassare altri maghi, ma senza fermarsi nella loro casella. Se si pesca un simbolo che corrisponde a una casella dove si trova proprio un giocatore, quel giocatore lo ottiene automaticamente. Si continua così cercando di memorizzare dove sono collocate le muraglie, dopodiché il gioco termina quando un giocatore ha collezionato 5 simboli magici per primo. Il gioco si presta a molte varianti, quelle che usiamo noi sono: si gioca fino a svuotare il sacchetto e vince chi ha ottenuto più simboli, movimento senza dadi, cioè come nel labirinto magico classico, ci si ferma solo dopo aver colpito un muro e si possono prendere più simboli di fila, si ricomincia dall'angolo in cui è caduta la pallina, e infine, da usare solo con tante muraglie, ci si muove piano piano e quando si tocca un muro ci si ferma, ma senza far cadere la pallina. Come avete visto, questo gioco ha delle regole veramente molto semplici e adatto a tutti, sia ai grandi sia ai bambini, perché effettivamente i bambini si divertono, ma anche i grandi, perché non è da sottovalutare, considerato che è un gioco molto di memoria. Per questo motivo i piccoli possono combattere ad armi pari con i grandi, perché loro magari hanno molta più memoria di noi e quindi riescono anche a vincere. Devo dire che io non ho molta memoria e infatti di solito vado un po' a caso, devo ammetterlo, però mi diverto sempre molto e anzi a volte ho anche la fortuna, tra virgolette, di trovarmi proprio nel punto giusto nel momento in cui si pesca il simbolo magico. Il punto di forza del gioco sono sicuramente i materiali, che sono veramente molto belli. Ci sono delle calamite, come avete visto, con le palline, e sono veramente potentissime, questo ve lo posso assicurare. Infatti quando la pallina cade, diciamo, sotto la plancia, la si recupera in un attimo. Noi ci abbiamo giocato veramente tanto in due giocatori, va benissimo sia in due che in quattro. In quattro sicuramente c'è un po' più di competizione e un po' più di caos, ecco, però in due va benissimo.
È un gioco sicuramente adatto a tutti perché ha la modalità facile, come avete visto, e quella più difficile che è a seconda di quante muraglie decidete di mettere. Mi sento di consigliare di mettere poche muraglie, ecco, non pochissime ma poche, perché con tante muraglie rischia davvero di diventare un gioco molto frustrante, perché non riuscite poi durante il percorso proprio più a muovervi. In conclusione quindi, ora che è uscita l'edizione italiana, vi consiglio sicuramente di o recuperarlo o farci una partita nelle vostre ludoteche. Se state cercando un titolo che possa essere adatto sia ai bambini che ai grandi, secondo me questo potrebbe essere la scatola giusta. Tenete conto che sulla scatola c'è scritto dai 6 ai 99 anni, ma nostro nipote che ha 5 anni, quasi 6, ci gioca già da diversi anni e si diverte veramente sempre tanto. In conclusione fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E con questo vi dico ciao, al prossimo video!